La può lasciare anche a terra, signorina. Ora ci vedete con un mazzo di arrosticini. Vado così e ci faccio la proposta. Bomba ragazzi, anzi bomba gentlemen, sono qui con i miei colleghi di galanteria per una sfida epocale. 500 arrosticini. Ma la sfida di oggi non sarà l'uomo contro la carne, ma sarà l'uomo contro la macchina. Sì, perché sarà una sfida di velocità. E la macchina ci viene presentata dallo sponsor di oggi, Tecnorost, che produce griglie per arrosticini e spiedini in Italia. Ma una grande macchina ha bisogno di un grande pilota. E andiamo a vedere chi è questo pilota che appunto guiderà questi macchinari. Eccolo, Mocio, direttamente dal suo canale YouTube. Mocio, sarà una gara di velocità. Noi abbiamo 500 arrosticini, tu ce ne farai arrivare una prima metà e noi dovremo finirli nel tempo che tu cucinerai gli altri 250. Assolutamente sì, grazie. Tra l'altro questo macchinario stupendo vi metterà in difficoltà, miei signori. Siete pronti? Perché qua mi basta un tocco per ribaltare i miei arrosticini sulla brace e un altro tocco semplicissimo per farli girare in automatico. Perché ogni macchinario di questi può preparare 40 arrosticini contemporaneamente. In descrizione trovate il sito di tecnorost.com. Col codice sconto GENTLEMAN potrete acquistare al 10% su tutto quello che trovate sul sito. Ma prima di cominciare iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, ma non solo i miei, anche di quelli dei GENTLEMAN, ragazzi. Si comincia. This ride is a monster. Sky on fire, baby. For gentlemen are here. Sfida impegnativa, raga. Sono contro i gentlemen e sto facendo un botto di arrosticini. E voilà, signori, 240 arrosticini. Io direi di cominciare perché mi fa paura. Assolutamente sì. Io vado a cucinare. Buon appetito. Grazie. Ragazzi, buon appetito. Hanno già finito. Sono tanto buoni però. Buoni, sì. Penso ci farai il torcicollo a forza di fare questo movimento, esatto, di collo così. Signori, come stanno andando questi primi arrosticini? Sono molto buoni e scendono bene. E sanno di pecora, l'animale più nobile. Dopo? La capra. Queste giornate in compagnia con i miei gentlemen di fiducia stanno volando. Se posso permettermi, mi sento offeso. Ah. I gentlemen ce ne sono solo 4. Sono i nostri iscritti. Ah. Bravi. Siete sempre dei veri e propri gentlemen. Chiedo scusa, ha perso un incisivo. No, lo volevo prendere io. Mangiamo da 10 minuti e ancora la torre è alla stessa altezza. È uguale a prima. Chissà, si rigeneranno forse da sotto? Sì, sì. Rigenereranno. Che ne pensa, signor Ungri? Non ti avvicinare così, però. Un plauso comunque a Mocio per la perfetta cottura dell'arrosticino. Lei in un video sempre della collana dei gentlemen ha fatto riferimento al suo odore preferito. La f***a. Dio santissimo. Potrebbe essere infatti una parte particolare della pecora. Spero che non sia il culo della moffetta. Dobbiamo essere comunque più veloci della macchina. Un problema? È possibile avere dalla regia un goccio d'acqua prima che mi strozzi, perché la pecora alle volte è ballerina. Posso fare un po' di latte? Non è un pastore, è una cameriera, abbiamo acqua. Ma andate prima la pecora o il latte? L'uovo di pecora. L'uovo di pecora è buonissimo. È un mammifero o un rettile? Ah, attenzione, rimetta subito dentro. Partorisce o fa le uova? Secondo voi è più veloce la cottura con la Tecnorost o con 1000 schiaffi? Ragazzi, al 70. Signori, come andiamo? Male! Mi sembra che la macchina stia vincendo sull'uomo. Mai dire mai. Mai dire mai, a dopo. Che rimanga tra di noi, secondo me ha ragione lui. Comunque volevo complimentarmi per queste abbuffate con voi, signori. Ho visto un netto miglioramento rispetto all'anno scorso. Tra l'altro la cameriera non è niente male, una botticina gliela darei. Ha impegni italiano questa sera?
Per favore. Non mi caga. L'ha proprio snobbata. Già. No, no, non è passato avanti veloce. Era molto più propensa verso il barone, secondo me. Saranno i modi di fare gentili? I baffi o l'intelletto? Vogliamo provare a contare fino ad ora il numero di stecchi presenti sul nostro piattino? I miei sono svariati. C'era un attimo di... Quanti lei? 28? 28. Non male, devo dire. Si fa i complimenti da solo. 58. Ah, quasi uguali. Solo 30 in più. 42. 42. Lei, caro Hulk mafioso? Dove hai imparato a contare così? A Shanghai? Quanti sono? Non lo ricordo più. No, 31. Il barone mi ha doppiato praticamente. Ha imparato bene da me. Non riesco bene a staccare la carne. Adesso dovrò rischiare la mia dentatura nuova in zirconi. Vediamo se ci riesco. Lei si è fatto una dentatura in zirconi? Io voglio molto gli zirconi. Tu chi ti interessa? Lei... Tu hai fatto le di ceramica che hai 2 euro. Io ne ho 10, li faccio di zircone. Ma lei sa cos'è uno zircone? Quello che regalerò a breve alla cameriera, mentre lei attonito guarderà impotente. Ha sentito, barone? Cosa ha detto, signore? Quel fetuso regalerà uno zircone, convinto probabilmente che sia un dono di valore, ecco, lei alla sa cameriera. Cos'è uno zircone? Lei no, sa cos'è? Se me lo puoi spiegare. È la parte esterna che racchiude i testicoli del caprone. Cioè, mi sembrava di sentire una fiatella dai suoi denti, Il principino si è fatto un'intera dentatura in zircone. Oh, penso proprio che la limonerò a fine video. Spero che questo video non termini mai per le botte del conte e per la botta del barone. Perché anche quella è una botta. Allora ragazzi, 500 arrosticini in 4. Già che c'è Thomas, tipo un antipasto, perché l'abbiamo visto mangiare delle robe. Murri l'ho visto un po' magrino. Scarsino. Danny è carne, quindi magari la mangia, perché quello mangia sempre pollo arrosto. Mauri pure lui. Ma che cazzo mangiano un cane? Lo regali a me questo anello. Ascolti, signor Gollum, ma lei ha mai mangiato... Una palla? Una... No, ma ho fatto una palla. Anche due, tre. È un discorso a senso unico. È come se io adesso, guardando Thomas, parlassi con un muro. Buongiorno, muro. Che me la fa la posta e pay? Muro? Parlavo con lei. No, lui è Murri. Esatto. Lui è Murri, no, lei è muro. È uno, è murro, è singolare. Ah, lei è Murri, sono due. Buonasera. Salve. Lei come si chiama? Elisa. Elisa, mi piace. Prego. La ringrazio. Hai capito Elisa, che te posso. No, c'era il numero. Ho scritto una cosa. C'era il numero. Molto gentile la cameriera comunque. Volevo almeno sapere cosa ci fosse scritto. C'è il numero di tele. È Peduso! Moccio. Scusate, ragazzi. Mi ero quasi dimenticato di essere nel bel mezzo di una challenge. La serenità che mi dà questa cucina non me la dà nessun altro mezzo. I miei ragazzi sono in palese difficoltà, guidati dal barone che sta tentando di tenere a testa la macchina, ma sta perdendo. No, fammi vedere sul serio cosa ha scritto, se no mi alzo e ti gonfio come un pallone. Eppure è vero il numero, cioè, visto che il barone l'ha lanciato via, chi meglio arriva tardi alloggia, appoggia. Che cosa? Chi meglio arriva da cosa? Arriva a Foggia. Ah. Continuo ad essere sempre più che convinto che il principe sia poco provvisto di principessa. Anzi, di principessa nel caso specifico. Ma lei non inchiuma? Il fatto che lei sia in leggera astinenza in questi 4 giorni non le dà il diritto di andare a mettere il dito nelle proprietà altrui? Fosse il dito. Lei sta giocando con il fuoco. Miurri. Come diceva Dante, come on baby, light my fire. Lei ha conosciuto qualche ragazza quando è stato negli UK in quei 2 anni? Conosciuto in termini biblici. Sì. E quanto ha speso? Forse la domanda mi era sbagliata. Erano 120 pound per ogni serata. Qui invece quanto spende? 120 euro solitamente. Nella stessa agenzia? Che gusti hai infatti di donne? Adesso che stiamo consumando tra amici. A me piace stracciatella e limone. Bionde mora, non filtrata. Bionde? Artigianale. No. Artigianale. Lei ce l'ha la televisione a casa, barone? Sì, l'accendo e la televisione guarda me mentre mi addormento. Inizio a vedere dei segni di cedimento. Eh?
fanno a me? Si parlava di televisione, potrebbe dare qualche consiglio al barone su qualche show da vedere in TV. Ma il barone per caso l'ha mai visto? Stranger Things. La può lasciare anche a terra, signorina, così non deve fare avanti e indietro, perché capisco che è un po' uno scassamento di... Per lei potrei anche fare. Ha detto che potrebbe tornare sempre per me. Ora ci dedico un mazzo di arrosticini. Vado così e ci faccio la proposta. Mi scusi, conte, può versarmi la sua acqua qui? Lei stia un attimo zitto. Che proposta è che fa? Di uscire a mangiare due arrosticini. Conte, credo di dover andare in bagno. Conte, la prego. Arrosticino? Allora, buon Murri. Dovrebbe esserci un foglietto, prima ho visto che metteva... Ah, sì, sì, ha ragione. No. Era per me, giusto? Prego. Sono sicuro che questo possa risolvere... Niente. Ah, questo foglietto. Salute. Vabbè, se la voleva lasciata così presto, non lo poteva dire. Come? Il mare è pieno di pesci. Se a lei ci piace lo sgombro... Lei ha dato dell'uomo? No! Comincia a interessarmi questa situazione. No! A lei tutti i pesci femminili, l'orata, la soia, la latriglia. A me merluzzo, pesce spada dentro nel culo. Scusate se rombo. No, è il rombo il pesce. Ah. Ah, sono saltato. Io volevo solamente, appunto, rimediare alla maleducazione del barone. Non è educazione rifiutare la proposta di una così giovine donzella. Ma infatti io non ho avuto nulla da dire su quello. Ho poco apprezzato il discorso dello sgombro. Mi sono confuso. Sono pentito. Voilà. Non l'ho guardata. Signor Thomas, ha contato? Certo, io sono a 1. Più? Partendo da 100? Beh, 255 siamo. A metà. Che noi pensavamo fossero 5 kg, invece sono 12. Abbiamo messo in piastra gli ultimi, ragazzi. Abbiamo fatto 500 arrosticini. Non vi spoilerò il risultato, ma comprenderete che... I'm the man of arrosticini. Minchia, questo non scende manco se mi spalata in bocca. È freddo? È carne. È tipo la penna Clementoni, lui tocca le cose e ti dice che cosa sono. Luca, Conte, merda. Ripiena. Io alzo spiedino bianco, ragazzi. Le campane che preannunciano la mia vittoria. Mocio, basta, hai vinto. Hai vinto, basta! Chef Mocciola, ragguaglio sulla condizione. Abbiamo 40 spiedini per il principe, 52 o 53 per me, 65 ormai credo già per il duca, 108 per il nostro Thomas. Nel totale abbiamo superato abbondantemente i 250. Che sono circa 5 kg. Sarà bravo, sarà, sì. Arrivederci! Arrivederci, chef, arrivederci, chef. Prego. Perché il cibo non si spreca. Bravo, assolutamente no. Giusto. 20 persone dietro le telecamere che lavorano per noi, compresa una cameriera. Cameriera? Non l'ho mai vista. Ah, mamma, quindi mia. Lei sta dicendo che è un cesso, che è orribile quella ragazza, quella donna. Ma lei l'ha visto alla ricerca della Svalle Incantata, dove c'era Spiedino? È morto. Penso di sì, ma qualche milione di anni fa. Io l'ho visto un sacco di volte, ogni sera prima di coricarmi, mia mamma mi faceva latte e whisky. E allora purtroppo anche questa volta, come dicevamo poc'anzi, non siamo riusciti a concludere la challenge, ha vinto la macchina. Ringraziamo il nostro sponsor di questo video, Tecnorost. Trovate il link in descrizione, vi ricordo sempre il codice Gentleman, vi permetterà di avere il 10% di sconto su tutti i loro prodotti. Grazie mille nuovamente a Mocio, grazie a tutti i Gentleman. Grazie a voi Gentleman, è stato un onore. X Murri, Thomas Angri, Danny Lazzarin, iscrivetevi a tutti i loro canali. Ringraziamo l'azienda agricola Marin per averci ospitati in questi 4 giorni e anche in questa food challenge. Continuate a seguirci, seguiteci su tutti i nostri social. Vi ricordo, come sempre, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere con amici, zii, cugini, parenti, compare, nipoti, per essere rotti, per te, vera, fulla, palla, strice, lei ha mai visto Stranger Things? No, ma ho ascoltato la nuova canzone su Spotify. La sigla dei Gentlemen, forse voleva dire. Esatto. Quella che avete sentito all'inizio del video e che sentirete ancora, perché vi ho lasciato il link di Spotify e la trovate anche su
tutti i siti di piattaforme musicali. Facciamolo arrivare in mega giga top tendenza di mamma mia, wow 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 wow. A catapulta proprio. Ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma lo farò. For gentlemen, I hear.